Buongiorno Lucia, eccoci qua. È vero, siamo a Casa Sollievo della Sofferenza, una delle opere che Padre Pio ha voluto fortemente e che ha visto realizzato. E sono veramente molto contenta di potervi far vedere questo video in cui si sente proprio la voce di Padre Pio quando ha inaugurato questa casa, vedete? La Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori di ogni passo del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. Padre Pio ha visto solo una piccola parte di questa Casa Sollievo che lui ha voluto fortemente, che lui ha desiderato e in questa Casa Sollievo però aveva messo tutti i suoi ideali. Buongiorno Francesco Giuliani. Buongiorno. Che è il responsabile dell'innovazione e della ricerca di Casa Sollievo, perché Casa Sollievo non è solo un ospedale ma è anche un polo avveniristico di ricerca. Io lo posso dire perché sono esterna, so che voi invece tenete a volare basso. Assolutamente, noi siamo uno dei circa 50 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani, quindi siamo sia ospedale che realtà impegnata nel campo della ricerca scientifica, a beneficio ovviamente dei pazienti. Noi abbiamo sentito però non solo Francesco ma anche il direttore generale di questa struttura che ci ha detto tante piccole cose, tra cui una molto bella: molti ragazzi sono stati stabilizzati, che in questo periodo è veramente difficile. Vediamo cosa ci ha detto il direttore generale e poi lo commentiamo insieme. San Pio da Pietrelcina è uno dei più grandi manager che io abbia avuto mai, con cui ho avuto modo di confrontarmi, perché aveva disegnato una chiara missione e una chiara visione del suo istituto. Lui voleva un centro studi intercontinentali, per esempio, nel 1956, stava parlando di ricerca traslazionale, che oggi è realizzata nel nuovo centro di ricerca, quello che più è gratificante, inutile nasconderlo, aver stabilizzato 300 persone, 300 ragazzi hanno una prospettiva di lavoro stabile. Nei giorni scorsi, ma anche ancora questa mattina, abbiamo riunito questi ragazzi, molti sono ricercatori, dicendo: ecco, Casa Sollievo vuole che i suoi collaboratori abbiano delle prospettive, possano impostare la loro vita sapendo di avere un lavoro stabile. A voi chiediamo grande gratitudine al fondatore. Beh, diciamo che questa è stata l'opportunità e io ringrazio la Santa Sede che me l'ha data. È stata l'opportunità di vivere e di essere cristiano. Beh, qui hai la possibilità di vedere il tuo lavoro, le tue idee, il lavoro del gruppo, chiaramente, perché qui stiamo parlando di gruppi di persone molto motivate. Ci sono persone che hanno conosciuto Padre Pio, ci sono persone le cui famiglie sono state vicine a Padre Pio, e questa è la grande nostra forza. Francesco, il direttore generale l'ha detto, la grande forza è lavorare per Padre Pio, perché possiamo dire così, e voi lo fate non solo in maniera, diciamo, normale come potrebbe fare un qualsiasi medico, ma lo fate anche per esempio preparandovi su alcuni testi come quello che io ho in mano, cioè come riscoprire per esempio i carismi vocazionali applicati alla cura del paziente. È ovviamente importantissimo questo aspetto perché ci caratterizza rispetto a tanta sanità esistente nella nostra regione ma anche ovviamente in Italia. L'attenzione ai valori fondazionali è veramente importantissima e si declina poi in operazioni molto pratiche, nel senso che se si pensa alla ricerca scientifica, noi cerchiamo di condurre una ricerca scientifica che sia allineata agli standard internazionali ma che possa anche rispettare gli esseri umani. Abbiamo inaugurato, faccio riferimento a quello che diceva il direttore generale, da pochissimo, nel mese di settembre, il nuovo istituto di medicina rigenerativa. In questo istituto si studieranno cellule staminali secondo i dettami della morale cattolica, quindi pienamente etiche, senza distruzione di embrioni e quindi già con un occhio verso un'applicabilità che consente il rispetto, diciamo così, degli esseri umani. Questo è soltanto uno degli aspetti in cui si declina questo nostro carisma fondazionale che ci vede molto legati all'origine cattolica del nostro ente, ma anche
molto aperti alla collaborazione internazionale. Infatti il nuovo istituto di ricerca sarà il fulcro di una rete che prevediamo si estenda ben al di là della regione Puglia, dell'Italia, ma che possa coprire anche le collaborazioni istituzionali fortissime che attualmente sono in carico a tanti nostri ricercatori e in primis al nostro direttore scientifico, che è un po' l'anima di questa iniziativa. Noi non ci spostiamo molto lontano da qui, nel senso che rimaniamo, io ti ringrazio Francesco, grazie mille, rimaniamo comunque all'interno di Casa Sollievo della Sofferenza, perché non solo è un polo di ricerca ma è anche un ospedale vero e proprio. Proprio stamattina ho l'onore di portarvi in uno dei reparti, quindi di farvi compagnia e accompagnarvi anche in questo. Ci vediamo tra poco, Lucia, alle 9.50 per la prossima diretta, sempre da qui. Grazie ancora. Antonella, grazie di cuore.